associazione ci abbiamo in mente un'idea di come dovrà essere la vecchia camerata, di come andrà ristrutturata, anche perché non è per, avendola diciamo ripulita dai rovi, perché ricordiamo che fino al 2011 era invisitabile, cioè la gente che veniva prima del 2011 diceva: sono stata a camerata ma non ho visto niente. Perché? Perché in realtà era un frattone enorme, anche i ruderi erano completamente coperti. Dal 2011, cioè da quando abbiamo cominciato a organizzare i campi internazionali, adesso qualcosa si vede. Però, come ben sappiamo, è un'arma a doppio taglio, perché è vero che i rovi impediscono la visuale, ma in qualche maniera proteggono pure. E quindi, però è anche vero che se non avessimo fatto in questa maniera non avremmo valorizzata. Noi sappiamo che per varie ragioni sappiamo che sono migliaia i visitatori che vanno a Camerata Vecchia, lo sappiamo da tante informazioni, lo vediamo tutte le domeniche della gente che passa per lì e quindi non è valorizzabile. Allora, la nostra idea fondamentalmente è quella di creare un museo a cielo aperto, fondamentalmente, e far pagare un biglietto per garantire l'autoconservazione proprio del sito, perché se non facciamo una cosa di questo genere non riusciamo a creare anche quell'attenzione necessaria, cioè che dà anche quel valore, cioè sapere che lì c'è un museo a cielo aperto per chi viene è comunque un sito di attenzione, un sito da visitare, una tappa fondamentale che ovviamente permette di essere visitato. Per far questo ovviamente c'è bisogno di una visione e per cui noi per esempio pensiamo che alcuni degli spazi debbano essere ricostruiti per intero, così come dovevano essere, perché sono le case più recenti, cioè quelle che per chi conosce il posto è la famosa Casa di Nello, che è stata diciamo nell'arco del tempo via via modificata, perché sicuramente originariamente non era in quella maniera, abbiamo visto dal dipinto del Boccetti che era differente, quindi sicuramente sono intervenuti successivamente. Bene, siccome lì già comunque sono intervenuti in qualche maniera, bene, quelli sono i siti più candidati a essere ristrutturati per ospitare degli interni. Diciamo più simili possibili a come erano, e avendo anche un dipinto che ci dice come erano, li possiamo rifare così come erano una volta. Fermo restando che poi, per quanto l'idea che ci abbiamo noi, la restante parte, la parte appunto che tra l'altro è quella un po' meglio conservata, può avere diciamo una struttura che diciamo è quella suggerita da Giovanna, fino ad arrivare invece all'altra parte, che è quella, la parte prettamente medievale, cioè quella protetta dalle cinta, da quello che è stato lo scoglio, per intenderci. Beh, quella lì invece è la parte prettamente archeologica, che dovrà essere soggetta a degli scavi archeologici per forza di cose, proprio per la loro conformazione, per come è fatta, e che chiaramente ha un altro approccio di vita, di visita, cioè non è lo stesso che c'è dalla parte precedente, perché appunto sono due ambiti della città differenti, se non altro perché l'incendio, lo possiamo vedere anche dal dipinto, è quella parte rossa, e invece le parti che ho detto fino adesso sono tutte quelle esterne, e che quindi sono anche conservate meglio proprio per questo motivo, perché non sono state l'oggetto dell'incendio. Quindi diciamo che abbiamo la parte centrale, che è la parte prettamente archeologica, quindi con gli scavi archeologici, con tutta una serie di visite fatte in una certa maniera, e invece quest'altra parte è la parte che è ricostruibile o restaurabile, che invece ha un approccio differente. Quindi questa dicotomia che permette di avere più prospettive dello stesso paese, con la possibilità appunto di avere un approccio differente a seconda appunto di dove ci troviamo all'interno del paese stesso. Ecco, questa è la nostra visione, insomma, che abbiamo e che vorremmo portare avanti e che vorremmo che sia scritta dentro
il piano d'assetto che si sta scrivendo. Cioè, noi vorremmo, per i prossimi 30 anni, perché questo stiamo parlando, no, nei prossimi 30 anni, entro i prossimi 20 anni possibilmente, ci aspettiamo che si faccia questo museo col contributo del pubblico, del privato, del volontariato, perché, cioè, non è perché ci siamo noi, insomma, però noi pensiamo che il volontariato svolge una funzione importante in questo contesto. Se non ci fossimo stati noi, probabilmente Camerata era come il 2011, sarebbe rimasta in quella maniera, un posto inospitabile, inaccessibile, non invisitabile, insomma. Adesso stiamo parlando di poter far qualcosa. Perché? Perché l'abbiamo, è come un libro polveroso che stava dentro un cassetto inespugnabile, adesso questo libro piano piano abbiamo un po' ripulito, lo cominciamo a leggere e cominciamo a capire qualcosa. Certo, come tutti i libri, andando avanti si può deteriorare, per questo va conservato. E quindi per questo servono, come diciamo in gergo, servono gli scienziati, cioè la scienza, sia essa archeologica o architettonica, insomma degli architetti, serve a, per noi serve a questo, cioè per dare il giusto supporto per poter affrontare queste problematiche. Va bene, io lascerei. Io devo intervenire su questo aspetto, vorrei dialogare con la professoressa. Cioè, mi sembra importante il fatto della valorizzazione, ne parlavo pure prima, e quindi di inserirlo nel piano d'assetto, anche il comune sta lavorando in quel senso. Non mi convince molto invece anche l'esposizione della professoressa, che parla per fasi e parla della messa in sicurezza di quel sito, perché il primo passaggio, perché poi qui dobbiamo fare anche il conto con le risorse che si metteranno a disposizione. Quindi il primo passaggio secondo me è quello della messa in sicurezza, perché quello permetterebbe, è un indotto che si alimenta da solo. Nel momento in cui tu metti in sicurezza quel sito, lo rendi anche fruibile e non pericoloso per le persone che ci vanno. E quindi quello darebbe ancora più impulso a realizzare le varie fasi successive per arrivare a una completa valorizzazione. Quindi questo è importante, perché noi dobbiamo passare dalla fase enunciativa alla fattibilità, e quindi la fattibilità è quello che ti stavo dicendo prima, la fattibilità ha un costo, quindi noi dobbiamo andare a capire quali sono le entità, le somme che servono almeno tanto per mettere in sicurezza e rendere fruibile il sito in tranquillità per un turismo di varie espressioni, come diceva prima la dottoressa. Quindi capire, dobbiamo fare uno studio di fattibilità, dobbiamo capire i soldi che vanno chiesti, quanto va, quello che serve per metterlo. Se non arriviamo a questo, parliamo, cioè, però, perché dobbiamo realizzare in concreto, metterlo a regime, metterlo in lavorazione. Sì. Quindi, no, Paolo Rosati all'epoca ci ha detto quanto. Ha detto con 10.000 euro iniziamo gli scavi archeologici e mettiamo il primo step che serve. Forse Paolo però si riferiva ai scavi archeologici, cioè stiamo parlando. Stiamo parlando di messa in sicurezza, cioè per metterli utili, per sistemare, per metterli in sicurezza e renderli fruibili, quanto può costare? Questo pure è importante capire, oltre il fatto poi che poi si deve procedere a vari step anche con degli scavi archeologici, è chiaro. Però è chiaro che la domanda adesso l'ho fatta a loro. Sì, nel senso che ci serve proprio, come si può dire, un progetto che indica anche. Ci dovrebbero dire, questo è importante. Esatto. Potrebbe anche essere un po' tirar fuori dalla tesi. Dalla tesi già lei ha dato delle indicazioni, però poi quantificare l'intervento sarebbe importante. In linea generale, il piano di fattibilità, partendo dal suo rilievo, partendo soprattutto da un'idea molto fondale di massima, potrebbe venire in effetti. Perché poi diciamo il discorso l'ha fatto nella tesi,
mette in sicurezza gli edifici col minimo sborso di soldi, certo, perché non li ricostruisce, non li ricostruisce interamente, e quindi dà la possibilità di farlo con una spesa molto più contenuta. Vedete, vieni qua. Potrebbe venire